Lozzi ha l'avviso. Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Tra gli assenti c'è il consigliere Principato, che è un assente giustificato, lo ricordiamo, non c'è il numero legale, quindi ci riconvochiamo tra una mezz'ora, o meglio alle 9.30, più che tra una mezz'ora, e quindi riprocediamo col secondo appello. Grazie. Ci siamo tutti, almeno quelli nei paraggi. Sì, fa freddo, allora prima di iniziare la seduta intanto vi dico che è stata accesa l'aria calda, si spera che venga calda, il primo getto sarà freddo, siamo speranzosi che il getto successivo sia caldo. L'emendamento appena... Ah sì, sì, io penso di sì, assolutamente. Ah. L'originale ce l'ho io qua. E Francesco. Allora, seconda scampanellata, direi che possiamo procedere all'appello e lascio la parola al direttore. Lozzi ha l'avviso. Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti, può quindi iniziare la seduta. Ci sono due assenti giustificati, Pompei e Principato.
Allora, apriamo la seduta con il primo punto all'ordine del giorno, ma prima ancora, che me lo ricordi il direttore, ormai sto imparando, gli scrutatori. Bene, allora, gli scrutatori di oggi saranno Alabiso, Giannone, Ciancio. Le va di fare lo scrutatore? Bene, quindi i tre scrutatori sono stati nominati. E iniziamo quindi la discussione del primo punto, e prima ancora di iniziarla intanto vi informo che è stato depositato un emendamento in due punti e sono state fatte le fotocopie e possono essere ritirate, sono qui disponibili. Sono poche, le facciamo bastare perché penso che le potete anche condividere. Ah, benissimo. Sì, diamone una anche. Sì, Carlone ce l'ha, bene. Bene, apriamo quindi la discussione sul primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento decentramento amministrativo, avente ad oggetto progetto della linea 51 Express. Intervento relatore per questa. Benissimo, consigliera De Chiara, ha facoltà di parola. Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Dunque, ai sensi dell'articolo 6 del comma 2 della. Si sente? Sì, ok. Del regolamento del decentramento amministrativo, ci è stato richiesto da parte del Dipartimento della Mobilità di esprimere parere relativamente a un progetto di trasformazione della linea 51 in linea express. E al fine di efficientare la suddetta linea, che va a coprire la tratta tra Largo Chigi e la fermata Metro C Lodi, parliamo di circa 10 chilometri, sono stati ipotizzati due tipi di interventi. Il primo prevede, diciamo, la sola riduzione delle fermate lungo il percorso, lasciando il percorso inalterato. Le attuali fermate sono 32 e andrebbero ridotte a 9, mentre il secondo intervento prevede la riduzione delle fermate lungo il percorso, ma in più una modifica dello stesso con l'istituzione di una corsia preferenziale lungo il tratto di via Emanuele Filiberto. In seguito a due commissioni, in una delle quali tra l'altro abbiamo avuto l'occasione e anche il piacere di audire i cittadini residenti nel quadrante coinvolto del settimo municipio, con la precisione San Giovanni e Villa Fiorelli, dicevo, in seguito a queste due commissioni si è convenuto di esprimere parere favorevole per la prima ipotesi, ossia quella che prevede la riduzione delle fermate lasciando inalterato il percorso. Apro una piccola parentesi, nel senso che a puro titolo informativo anche il primo municipio è stato invitato ad esprimere parere in proposito, in quanto la tratta coinvolge anche un quadrante di quel territorio. Ritornando, diciamo, al parere espresso favorevolmente per la prima ipotesi, mi preme comunque sottolineare che la seconda ipotesi era stata, diciamo, accolta favorevolmente, ma diciamo, in seguito ai diversi pareri la maggioranza poi ha deliberato per la prima. Durante lo svolgimento delle commissioni sono emerse delle osservazioni sia da parte dei cittadini che da parte dei commissari stessi, e, diciamo, assolutamente meritevoli di essere portati all'attenzione del Dipartimento della Mobilità, con l'auspicio comunque che possano essere prese in considerazione.
Nello specifico, la possibilità di prolungare la linea per un tratto oltre la fermata metro Cillodi, ossia fino all'altezza di via Gallarate, considerata tra l'altro anche la difficoltà nell'attraversamento pedonale, anche la pericolosità nei pressi di Piazza Lodi. Qualora non sia però fattibile, si chiedeva in alternativa l'aggiunta di un'ulteriore fermata a Piazza Lodi nel rientro però al capolinea. Inoltre, come ha fatto osservare un collega consigliere, la soppressione della linea 810 di fatto ha tolto la possibilità ai cittadini di raggiungere con una sola linea il polo ospedaliero presso l'isola di Berina. Parlo dei poli ospedalieri Fate Bene Fratelli e l'Israelitico. Quindi ecco, ha tolto la possibilità sia ai residenti di quel quadrante San Giovanni, anche a coloro che provengono dal tratto della metro C, Casilina. Quindi si ravvisa la necessità di provvedere ad un collegamento per e da tale destinazione. Basta così, abbiamo concluso. Grazie mille. Grazie a lei, chiarissima. Ci sono interventi? Allora, sì. Sì, consigliere Ciancio, ha la parola. Grazie Presidente. Intanto ringrazio chi ha lavorato in commissione per la sensibilità rispetto al problema che si è evidenziato da un po' di tempo, quindi hanno trovato le giuste osservazioni da inserire nel deliberato. Naturalmente vorrei sottolineare un aspetto importante, che noi dovremmo migliorare ancora di più questa proposta, perché la proposta ci racconta di una linea che diventa espressa, più veloce, ma di fatto ci leva delle fermate importanti da via La Spezia sino a metro A, che invece deve risultare l'elemento importante, perché se voi di mattina vi recate nel quadrante troverete una grande richiesta di mobilità per raggiungere la metro A. Quindi gli spostamenti la mattina che riguardano l'uscita da Piazza Lodi per prendere l'altra linea della metro avvengono attraverso il movimento degli autobus in superficie. Proprio per questo io ritengo che magari su via Emanuele Filiberto, dove si potranno fare i cordoli, la linea diventerà più veloce, però rinunciare alle tre fermate della linea 51 ex ante, come era prima, assolutamente non è un qualcosa che possiamo auspicarci. Proprio per questo io ritengo che debba essere inserito nel deliberato. Tutto il resto può cambiare l'aspetto di forma, ma sostanzialmente chiedere il prolungamento è una richiesta improcrastinabile. Ci siamo accorti tutti in commissione, nell'ultima commissione, e quindi ringrazio chi ha avuto la sensibilità e ha capito che il quadrante via Nuoro, la parte della Casilina Vecchia, via Gallarate, il quadrante hanno quella possibilità di prendere il 51 su in alto, nella parte alta del quadrante, perché attualmente l'unica fermata che fa il 51 è in via La Spezia, altezza civico 79, e sono 420 metri che le persone dovrebbero scendere. Giustamente le osservazioni devono essere indirizzate in modo deciso nell'ottenere almeno questa richiesta.
che è partita sia dai comitati che delle associazioni. Magari sull'emendamento sostitutivo che ho presentato ne parleremo dopo. Io dico in linea di principio, condivido il lavoro fatto e sicuramente troveremo un punto di accordo su come modulare dette richieste, che poi sia l'aspetto tecnico deve essere pure garantito, perché devono avere delle condizioni di manovra agevoli per poter fare alcuni percorsi. Quindi l'individuazione del capolinea penso che nel largo di via Casilina Vecchia possa essere ampiamente garantito il tecnicismo che ci chiedono gli uffici della mobilità. Quindi poi la fermata, la prima fermata di ritorno può essere innanzi alla banca, al civico 107, subito dopo la Diaz a destra, evitando la sosta proprio a Piazza Lodi, perché nella Piazza Rotonda c'è un esclusivo divieto di fermata, per cui andrebbe proprio bene davanti all'Unicredit la fermata del ritorno, confermare la fermata giù al civico 79 dove attualmente c'è il capolinea, quindi di ritorno, confermare la fermata di via Monza, che sta in un punto densamente abitato dove la mattina non ci sono due linee attuali che possono contenere la richiesta di mobilità, confermare via Taranto, via Rimini, non capisco perché, forse quella di via Rimini potremo eliminare perché è vicina subito quella di via Appia, ma non è che eliminando queste fermate, visto che ci passa, diventa più espresso. Lì la mattina, se voi andate, trovate un imbottigliamento comunque a prescindere, che è dovuto alla necessità di mobilità dal versante est al versante, diciamo, del centro storico e della Cristoforo Colombo, quindi tutto il traffico di attraversamento. Io mi fermo qua e poi, se è il caso, nella discussione dell'emendamento potremmo migliorare l'aspetto anche della forma della lettura di questa delibera, sempre nell'auspicio che l'assessore, la presidente e il nostro municipio si facciano protagonisti di una richiesta che è importante lì per quel quadrante, perché da molti anni che il quadrante San Giovanni è penalizzato sia dai lavori, sia dallo smog, sia dal traffico, sia da una vivibilità che diventa esasperante, soprattutto la mattina negli orari di punta, sia andata che ritorno, poi, perché poi si genera anche al ritorno questo problema. E quindi io per adesso finirei l'intervento e mi auguro che si possa fare una sospensione per modulare un miglioramento della delibera in epigrafe. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? No, Presidente, io volevo solo dire che la sospensione richiesta dal Consigliere Ciancio per il gruppo 5 Stelle è una cosa fattibile, quindi se si può sospendere. Grazie. Bene, quindi possiamo sospendere. Quanto tempo pensate sia necessario? Decidiamolo tranquillamente insieme. 10 minuti? Possono bastare 10 minuti? Un quarto d'ora al massimo, va bene? Il Consiglio ha sospeso per 15 minuti. Consiglieri, riprendiamo posto, così possiamo iniziare. Bene, allora, eravamo alla discussione del primo punto all'ordine dei lavori di oggi. Se la discussione è finita, passerei alla discussione dell'emendamento presentato in due punti dai consiglieri Ciancio, Gugliotta e Biondo. Ci sono altri interventi o passiamo alla discussione dell'emendamento? Allora, passiamo alla discussione dell'emendamento, lascio quindi la parola al chi interviene, al consigliere Ciancio per illustrare il contenuto dell'emendamento. Consigliere Ciancio, consigliera Biondo? Bene, ha facoltà di parola. Grazie Presidente,
Colleghi consiglieri, presentiamo l'emendamento che abbiamo anche avuto modo di discutere e ringraziamo per questo la maggioranza. Noi chiediamo, diciamo, due cose semplici in questo emendamento. La prima è che non ci siano riduzioni della linea 51 Express nel tratto che va da via La Spezia a via Appia Nuova, perché come ben sapete, soprattutto in questo momento, fino a che non è assicurato il collegamento dalla fermata di Piazza Lodi alla fermata di Piazza San Giovanni, quindi il collegamento tra la linea C e la linea A, sembra banale, ma quelle tre fermate fanno la differenza. E si chiede inoltre, cosa che abbiamo condiviso anche in commissione, il prolungamento della linea fino a via Casilina Vecchia, che invece adesso il capolinea era prima di Piazza Lodi. Noi chiediamo che arrivi fino a Piazza Lodi, a via Casilina Vecchia, giri su via Gallarate e torni indietro. La seconda richiesta invece riguarda sempre su quel tratto e per quanto riguarda la mobilità di quel quadrante, il ripristino della linea 810, che in questo momento è stata eliminata, almeno appunto nel tratto che riguarda Piazza Lodi Monte Savello, perché abbiamo la necessità. È vero che ci sono altre linee che passano su quel tratto, ma l'810, come voi sapete, è una linea che dà la possibilità ai cittadini del nostro municipio di raggiungere con un'unica linea, senza dover fare cambi, e in questo caso ci rivolgiamo e parliamo in particolare di persone anziane, sia i poli ospedalieri del Fate Bene Fratelli, dell'ospedale israelitico e dell'isola Tiberina, sia ai ministeri del quadrante, quindi penso a via Renula, eccetera. Queste sono le due richieste dell'emendamento presentato dal Partito Democratico e vi ringraziamo per la collaborazione. Allora, ci sono interventi sugli emendamenti? Ricordo che ci può essere un intervento per ogni gruppo consigliare. Consigliere Giannone, ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Allora, una piccola precisazione, perché l'emendamento presentato in realtà si sovrappone parzialmente a quello che era venuto fuori in commissione, che è scritto a margine della deliberazione come osservazione che abbiamo inserito. In realtà nell'osservazione era già prevista questa necessità, perché è venuta fuori dalla commissione e quindi dall'audizione con i cittadini. In particolare ricordo che sono stati auditi i comitati Mura Latina, quindi dell'ex nono Mura Latina, Porta Sinara, San Giovanni, se non ricordo male, e Villa Fiorelli, sì. Per cui diciamo che durante la seduta di commissione è venuta fuori effettivamente una esigenza molto più pressante che non quella di sopprimere, diciamo, quella di ripristinare le fermate o di mantenere le fermate nel tratto Piazzale Appio metro C Lodi, che era appunto quella di poter prevedere un collegamento tra la linea ferroviaria che passa sulla Casilina alla metro C, visto che il tratto di attraversamento Piazzale Lodi, oltre ad essere, diciamo, abbastanza distante, è anche abbastanza pericolosa e insidiosa per i passanti. Quindi la necessità di ravvedere un prolungamento è venuto fuori proprio ascoltando i cittadini, per cui noi come osservazione l'abbiamo inserita già nella proposta di delibera che oggi discuteremo e che voteremo. Mentre quindi questa per la parte, diciamo, nel primo punto dell'emendamento. Per il secondo punto, anche lì ringrazio i proponenti di questo emendamento, perché diciamo, è stato solo riformulato sintatticamente il pensiero, quindi va benissimo che sia stato reso più chiaro, visto che durante la seduta di commissione, avendo fatto un po' tardi, il concetto forse è stato espresso con parole non molto fluide.
Quindi io riguardo al primo punto dell'emendamento, quindi sulla richiesta di mantenere comunque le fermate relativamente al tratto Piazzale Appio metro Cillodi, direi che sicuramente è un qualcosa che va bene. Non avevamo ravvisato, parlando con i cittadini, una impellenza, però possiamo essere d'accordo nel mantenere, visto che comunque sia è un tratto ad alta densità di spostamento, trattandosi di un tratto che collega la nuova metro C e la metro A, in considerazione del fatto che la metro C poi non è ancora a pieno regime. Quindi tutto sommato non possiamo che essere favorevoli nel raccogliere questo suggerimento a mantenere almeno in questo tratto le fermate già esistenti. Quindi tutto questo, queste sono insomma le precisazioni che mi sento di dire. Grazie. Ci sono altri interventi? Altri gruppi? No? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, forse non ce n'è neppure bisogno, però ritengo che il gruppo del PD ringrazia nella fattiva collaborazione di tutti per sciogliere dei problemi che nel nostro quadrante sono annosi oramai da molto tempo. Quindi voteremo sì a questa proposta di deliberazione con le due osservazioni poste a margine della delibera, e grazie a tutti. Grazie consigliere Ciancio, ci sono altre dichiarazioni di voto? No, se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione dell'emendamento. Ah, mi scusi, allora consigliere Ariano. Sì, la ringrazio Presidente, mi scuso se mi ero per un momento distratta. Colleghi consiglieri, sì, come già ribadito dal collega Giannone, e abbiamo sicuramente ringraziato il coinvolgimento dei colleghi del Partito Democratico, che hanno comunque voluto contribuire, dato che nel momento in cui comunque stavamo predisponendo le nostre osservazioni eravamo andati un pochino lunghi con gli orari, e quindi giustamente la persona che ci assisteva nella segreteria, insomma, abbiamo abusato un po', insomma, come al solito, della grande collaborazione delle persone che ci supportano nel nostro lavoro, e anzi colgo questa occasione per ringraziarle. Dunque, accogliamo sicuramente molto positivamente questo lavoro fatto nell'ambito della Commissione. Il Movimento 5 Stelle ribadisce che ovviamente lavora sui temi e ovviamente sempre e comunque in favore di quelle che sono le esigenze dei territori e dei cittadini, e quindi non possiamo che esprimere parere favorevole nei confronti appunto della delibera che scaturisce dal lavoro di tutti. Allora, procediamo per ordine, votiamo prima l'emendamento, e quindi favorevoli all'emendamento, il consigliere Giuliano ha troppe braccia, sì. Contrari? Inutile chiederlo, ma astenuti? Bene, direi che l'emendamento viene accolto all'unanimità dei presenti. E prima si sono già fatte dichiarazioni di parere, in realtà di voto, anche sulla delibera, anche in realtà stavamo solamente esprimendo la dichiarazione di voto sull'emendamento, però abbiamo capito anche qual è l'orientamento verso la delibera.
Per equanimità, visto che solamente il gruppo Fratelli d'Italia non si è espresso su una, con dichiarazione di voto, giusto se vogliate in caso esprimervi in dichiarazione di voto? No, non c'è. Benissimo, allora passiamo direttamente al voto sulla delibera. Sì. Quindi adesso votiamo la delibera. Favorevoli? Contrari e astenuti? Benissimo, la delibera viene approvata all'unanimità. Non c'è bisogno di immediata, questa è espressione parere. Bene, io direi che possiamo. Possiamo proporre una cosa di cui siamo già perlomeno i presidenti dei gruppi consigliari già consapevoli, perché ne abbiamo discusso in sede di conferenza. L'assessore questa mattina è presente qui dalle 10.30 e ha pochissimo tempo perché ha altri impegni. Se voi siete d'accordo, io proporrei, se non ci sono ostacoli al riguardo, a diciamo invertire l'ordine dei lavori e audire quindi l'assessore per le due interrogazioni che sono in realtà ai punti successivi, al punto 4, 3 e 4, e discuteremo poi il punto 2 successivamente. Se non ci sono osservazioni, procederei in questo modo. Bene, allora invertiamo quindi e passiamo al punto numero 4 dell'ordine dei lavori di oggi, che è l'interrogazione numero 18, presentata in data 10 novembre 2016 dal consigliere Giuliano, avente ad oggetto ripristino del manto stradale di via Nocera Umbra, altezza civico 184, e riattivazione della linea 16 dell'ATAC anche dal lato sinistro della strada. Allora, chi vuole procedere all'esposizione dell'interrogazione? Sì. La vedevo perplessa. Per forza di cose. Assolutamente, le lascio la parola, consigliere Giuliano. Grazie. Va bene con la regia, un pochetto più indietro, la luce, grazie. Allora, grazie Presidente. Interrogazione. Questa interrogazione insomma ha la funzione di voler mettere a conoscenza questa amministrazione, che sicuramente ha già sotto mano la problematica, però era anche interessante e intelligente cercare di spiegarla e commentarla. Quindi da circa un anno il tratto di via Nocera Umbra all'altezza del civico 184 è stato interdetto al traffico per una voragine che si è generata, sembrerebbe, a causa di infiltrazioni di acqua nel sottosuolo. Il tratto di strada interdetto è stato transennato in modo da non rispettare l'incolumità dei passanti, con il rischio di cadere all'interno della voragine stessa. Si è creata una situazione di grave disagio per i cittadini, poiché il collegamento tra i due lati della strada è molto difficile, soprattutto quando transitano autocarri con veicoli. Si è creata una situazione di pericolosità per i cittadini, poiché sul marciapiede attiguo al tratto di strada chiuso transitano moto e macchine smart, non macchine veloci, proprio smart, per evitare di dover allungare il proprio percorso aggirando la voragine. Si è creato un disservizio soprattutto per i disabili e le persone anziane, dal momento che a causa dell'interdizione della strada la linea 16 dell'ATAC è stata deviata su via Umbertide. Considerato che sono state raccolte, quindi dato importante, 574 firme dei residenti e non, ormai esasperati dalla situazione, è stata presentata una petizione con un protocollo, quindi che sta agli atti, al Presidente del Settimo Municipio, all'Assessore delle Politiche della Mobilità, Trasporti, Ambiente, Verde Pubblico e Parchi, Decoro, Urbano e Ama del Settimo Municipio, all'Assessore Politiche Urbanisti e Lavori Pubblici, che è qui presente, la ringrazio, e al comandante della Polizia Locale del Settimo Gruppo, al Dipartimento SIMU, Direzione Urbanistica,
nuove opere statali e fognature. Tutto questo per chiedere, per sapere se sono a conoscenza ed hanno visionato la grave situazione di pericolo, degrado ed abbandono della strada supracitata, quali azioni saranno poste in essere nell'immediato per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza della strada al fine di limitare i rischi da parte dell'utenza, quali sono le cause del ritardato rifacimento del manto stradale di via Nocera Umbra, perché è una cosa insomma che va avanti un po' da qualche mese, più di qualche mese, e se i mancati interventi sono dovuti all'assenza di risorse economiche o a causa di un contenzioso dovuto ai lavori che con la Banca d'Italia ha effettuato su via Nocera Umbra. Chi si farà carico di eventuali azioni risarcitorie per i danni arrecati a terzi? Questa serie di domande hanno ovviamente una logicità e messe in questo senso proprio per capire effettivamente il municipio a che cosa insomma è a conoscenza e come si è potuto muovere e se ha già interloquito col Dipartimento per cercare di avere delle risposte. Grazie. Lascio la parola all'assessore Vivace. Buongiorno. Innanzitutto la ringrazio dell'interrogazione. Noi appena ci siamo insediati abbiamo tra le questioni più urgenti preso in mano il problema di Nocera Umbra. E il problema di Nocera Umbra, come lei dice bene, nasce da quasi un anno in pratica. Ed è venuto fuori perché c'è stata da parte della ditta che stava facendo dei lavori per conto della Banca d'Italia una segnalazione che durante i loro scavi avevano trovato delle cavità. Quindi loro, per senso civico, hanno avvisato quindi gli uffici competenti della presenza di queste cavità. Gli uffici tecnici ovviamente hanno risposto di non chiudere le cavità perché è un problema che andrà risolto e quindi hanno chiesto alla ditta di lasciare insomma aperto il cantiere aperto proprio per poter intervenire. Noi ovviamente siamo arrivati ad agosto, insomma ci siamo ritrovati questa cosa in mano, abbiamo indagato e scoperto che poco e nulla era stato fatto. Noi sappiamo che al Dipartimento esiste un ufficio dedicato a questi tipi di problematiche, è stato contattato, il Dipartimento ci ha detto, questo perché gli uffici tecnici municipali non hanno le capacità e le risorse anche umane per poter affrontare una tematica di questo genere come quella delle cavità, ma ce l'ha l'ufficio Dipartimento. Noi che ovviamente non vogliamo mai poter rispondere alla cittadinanza, non è competenza nostra, ci siamo impegnati in prima persona per andare a risolvere il problema. Il Dipartimento ci ha detto sì, abbiamo le risorse tecniche per farlo, ma non abbiamo le risorse economiche per intervenire. E allora noi abbiamo messo a disposizione anche le risorse economiche municipali per poter andare a risolvere una problematica di questo genere, perché ci sembrava doveroso e d'obbligo, viste le condizioni in cui si trova Nocera Umbra, al di là adesso delle cavità. Quindi abbiamo interloquito con loro, ovviamente avremmo messo a disposizione le risorse municipali nel momento in cui ci fosse stato redatto un progetto definitivo con un impegno preciso di quanto poteva andare a costare l'opera. Il problema del Dipartimento era anche quello di non avere risorse economiche per poter fare delle indagini delle cavità approfondite tali da poter consentire di fare un progetto definitivo da parte del Dipartimento. Quindi è stato fatto con le loro risorse tecniche un'indagine preliminare. Noi abbiamo messo a disposizione le nostre risorse economiche per poter fare loro le indagini definitive propedeutiche alla progettazione finale dell'opera. Abbiamo anche richiesto alle sottoservizi di avere notizie se da quelle parti passassero loro qualcosa. Si è redatta quindi una planimetria di massima con le indicazioni inerenti alle aree cavitali accertate dai sottoservizi ubicati nell'oggetto ed è stata richiesta appunto l'assistenza al SIMU in quanto non avevano le risorse. Il Dipartimento SIMU ci riferisce che la direzione tecnica ha specificato che il servizio quindi non dispone di risorse, ma siamo riusciti a far inserire nel prossimo bilancio SIMU la cifra di 150.000 euro per finanziare l'opera finale. Questa avverrà nei primi mesi, speriamo, quindi nei primi mesi dell'anno nuovo.
Noi ci stiamo impegnando a fornire risorse economiche per poter fare il progetto definitivo dell'analisi delle cavità. Rispondo ad alcune delle sue domande, consigliere Giuliano. Non c'è un contenzioso con Banca d'Italia. Non c'è un contenzioso con Banca d'Italia per il quale ha frenato l'andamento delle cose. Le cose sono state ritardate perché, non lo so, inerzia. Noi da agosto-settembre ci siamo attivati in questo. In più stiamo chiedendo nella prossima giunta, che ci sarà domani, chiederemo ai nostri uffici di adoperarsi alla ripresa in carico dell'area del cantiere, perché attualmente il cantiere è ancora nella custodia della ditta che un anno fa fece e terminò i lavori per Banca d'Italia. Quindi non ci sembra neanche giusto che un'amministrazione lasci le responsabilità ad una ditta privata, che responsabilità lì non ce n'ha. Quindi noi chiederemo la ripresa in carico del cantiere, questo anche e soprattutto per poter avere noi la responsabilità di una recinzione adeguata dell'area, perché non è possibile che all'interno dell'area di cantiere comunque sia ci si passi tranquillamente, ci portano i cani, insomma abbiamo visto com'è la situazione. Una cosa in più è per noi priorità che via Nocera Umbra sia interessata da interventi di questo, quando seguiranno a seguito dei lavori di ripristino delle cavità, seguirà anche un ripristino del manto stradale, perché attualmente è devastato. Quindi speriamo nella primavera di avere Nocera Umbra sia risolta nelle cavità che anche e soprattutto nel manto stradale. Grazie. Consigliere Giuliano, ha 3 minuti per la replica. Grazie. Allora, devo dire più di qualche cosa. Mi rendo conto che le procedure burocratiche in questa città ovviamente sono molto complicate, molto pesanti, perché anche da come diceva lei, assessore, la ditta ancora in carico, no? Quindi la zona del lavoro, quindi la parte interessata e la tiene, ovviamente lei se n'è accorto, quindi, perché questo mi fa piacere, che avete fatto un sopralluogo, più di un sopralluogo immagino, e vi ha lasciato un po' alla mercé di tutti, nel senso che mettono queste recinzioni. Un giorno mi sono trovato anch'io durante la campagna elettorale, quindi vedevo che passavano i motorini, insomma anche le smart, non a caso abbiamo messo questo, perché poi le levano, le smonta la gente per passare all'altra parte, e questi arrivano con tranquillità, dopo un po' rimettono sti palettini, insomma lasciano un po' la situazione, e questo fa capire come diciamo, dal punto di vista burocratico, la ditta sembra come se non avere responsabilità, no? Nel senso che io ho fatto il mio, ho avvertito l'amministrazione e ho lasciato tutto così, no? Per poi invece sembra questo agli occhi della gente, per poi invece il municipio, che non ha competenza perché è un lavoro dipartimentale e quindi doveva comunque, no, solo al limite controllare, si trova, come lei ha detto, a dover prendere in mano la situazione e a metterci, oltre che delle risorse economiche, quindi, no, anche a prendere in mano il cantiere per cercare di tutelare quel quadrante e fare una recinzione come Cristo comanda. Questo ovviamente, no, fa capire anche a lei come c'è una sorta di slegamento fra il municipio e il Comune di Roma, fra l'istituzione municipale e i dipartimenti, no? Non c'è un collegamento come dovrebbe essere. Però poi quello che rimane anche da pensare, un po' come quando si interviene con i sottoservizi, no? Cioè noi facciamo una programmazione, ma questo lo do come dato di fatto e anche forse come suggerimento. Quando si fa una programmazione per le strade, perché comunque uno rifà il manto stradale, ecco, rifacciamo il manto stradale, no, quando sarà a via Nocera Umbra, perché ne ha bisogno, poi può darsi che le società di servizi programmano degli interventi dopo aver fatto il manto stradale, quindi si ritrovano a dover riaprire eccetera eccetera. Allora, mi auguro che questo non possa avvenire, quindi la programmazione e anche il dialogo fra
le varie istituzioni serva anche per ottimizzare questo, ma lo dico perché chi è intervenuto dalla ditta per i lavori della Banca d'Italia, cioè, doveva aver presente un quadro di una mappatura dei sottoservizi, e lì si sa che ci sono delle cavità, non è che uno lo apprende, no? Quindi doveva essere a suo tempo la ditta e quindi chi ha commissionato il lavoro diligente per capire che cosa andava a fare lì, perché poi ci hanno pure costruito su quella parte di zona. Quindi voglio dire, poi non posso lasciare, ecco perché io dicevo il contenzioso, se c'è un contenzioso, perché chi ha fatto dei lavori poi effettivamente ha creato tra virgolette un problema che ci ritorna e ci rimane in carico e non sappiamo poi come risolverlo e passa del tempo. Lei ci ha comunque tranquillizzato che questo non è, quindi significa che possiamo andare più veloci di quello previsto, perché se ci fosse stato un contenzioso sarebbe stato più difficoltoso. E ringrazio quindi anche il municipio che si fa parte dirigente per sopperire anche alla parte del SIMO, cioè è impensabile sentirsi dire che non ci sono i soldi, cioè ci rendiamo conto che poi noi ci sentiamo proprio veramente inutili da quest'altra parte. E comunque sia, no? Cercare comunque di dare un minimo di risposta, un po' come successe a Via Gelsano. A Via Gelsano pure lì stanno i cavità, no? E quella strada è stata per 2 anni transennata, creando problemi ai commercianti. Chi risarcirà questo danno, diciamo, collettivo, anche dal punto di vista commerciale, se non solo dal punto di vista viabilità? Però devo dire che ringrazio l'assessore, perché comunque sia a distanza di tempo si capisce meglio oggi la situazione, e verrò a seguire, cioè continuo a seguire questa cosa sollecitandola per capire quando quel quadrante potrà avere una sistemazione adeguata. Grazie. Grazie. Allora un attimo assessore. Allora, io lo dico per correttezza, in genere da regolamento non sono previste altre risposte, quindi in passato l'abbiamo fatto soprattutto quando ci sono ulteriori domande, e quindi l'assessore è qui per utilizzare anche l'assessore a dare ulteriori risposte. Questa volta mi sento, viste le polemiche passate in altri consigli, di chiedere a tutta l'assemblea, a tutti voi, se siete, diciamo, disponibili a sentire l'ulteriore risposta dell'assessore e a continuare alle altre domande che il consigliere Giuliano ha fatto. No, io sono d'accordo, però sono state fatte, diciamo, mi sono stati rivolti epiteti in passato per questo, no? Perché garantivo questa possibilità, e davo questa possibilità che ho sempre dato a tutti in tutte le interrogazioni. Quindi questa volta, per non subire attacchi ingiustificati, vorrei sentire il parere di tutti. Va bene se l'assessore continua a dare risposta, visto che c'è stato un continuo nella discussione, perché in genere si finisce l'intervento con dire sono soddisfatto o non sono soddisfatto, così non è. Siamo qui per un'interlocuzione, abbiamo l'assessore, a me è sembrato sempre giusto dare la possibilità a chi interroga di essere soddisfatto in tutte le risposte, quindi la vedo in questo modo, ma chiedo a tutti quanti voi, siete favorevoli? Anche per una velocissima alzata di mano? Benissimo, quindi assessore, a facoltà di parola, grazie. Mi trovo a ringraziarla un'altra volta, consigliere Giuliano, perché lei mi dà la possibilità di spiegare nel dettaglio un paio di cosette. Diciamo che i soldi il SIMO non ce l'aveva prima. Quando siamo arrivati abbiamo, proprio perché la nuova amministrazione comunale con i municipi ha un tipo di rapporto diretto, l'opera verrà finanziata, come giusto che sia, dal SIMU, e abbiamo garanzie che nel loro bilancio verrà inserito la spesa per affrontare l'opera delle cavità. Questo è un'altra cosa, le volevo dire, per quanto riguarda l'annoso problema dei sottoservizi eccetera, delle programmazioni, noi abbiamo già incontrato i sottoservizi, avremo a breve le loro programmazioni che noi andremo ad interfacciare proprio con le programmazioni degli altri sottoservizi e delle nostre programmazioni per i rifacimenti delle strade, cercando in tutti i modi di evitare quello che è successo in passato dell'accavallamento dei rifacimenti
dove è chiaro a tutti che c'è uno spreco di risorse economiche e anche di disagi ulteriori per i cittadini. Sono con questo ulteriore sono soddisfatto, perché non è che non ero soddisfatto prima, è che mancava, dice, ma chi ci mette i soldi? Non l'avevo capito, e la ringrazio che è stato, insomma, esplicito che il SIMU adesso programma e mette i soldi, e voi prendete il carico l'aria e aiuterete a fare, no, noi mettiamo i soldi per fare il progetto, la, okay, la relazione preliminare, chiaro, vitale, sono soddisfatto, grazie. Bene, passiamo quindi alla seconda interrogazione. Scusate se ho invertito l'ordine prima, c'erano dei cittadini in aula che avevano urgenza di sentire questo punto, io mi sono sentita assolutamente di accontentarli. Lascio adesso la parola a chi illustrerà l'interrogazione numero 16 presentata in data 6 ottobre dalla consigliera Cerconi, avente ad oggetto illuminazione acea e sicurezza quartiere Appio Latino. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Ovviamente l'interrogazione fa riferimento alla situazione di un mese fa. Questo per dire cosa? Che ovviamente ci sono delle interrogazioni che sono interrogazioni urgenti proprio perché riguardano un dato momento storico all'interno della vita di una parte di territorio. Detto ciò, l'illuminazione pubblica nel quartiere Appio Latino, ma è successo anche in altri quartieri, ha seguito un iter particolare, nel senso che veniva a tratti staccate su parti del quartiere. Significa che io ho citato alcune vie, per esempio Piazza Piro, Via Saturnia, ma anche altre vie limitrofe, in cui a sprazzi per 2 settimane, 3 settimane, 10 giorni veniva tolta l'energia, l'illuminazione pubblica e poi veniva rimessa. La spiegazione che mi sono data è stato un risparmio generale della pubblica amministrazione, ma spero che non sia questo. Ciò però è particolare perché è successo non solo una o due volte, ma è successo in modo sistematico sul territorio, e quindi, per esempio, le faccio un esempio, a Via Gallia è successo che c'è stato un periodo in cui si accendeva solo il lato pari della via, cioè i lampioni sul lato pari, e rimanevano chiusi i dispari. Momenti in cui, per esempio, è rimasta completamente al buio Piazza Epiro. Ora, il tema dell'illuminazione pubblica è strettamente legato a quello della sicurezza. Lo dico perché nel quartiere si sono verificati, e siamo già al quinto incendio all'interno di palazzi. Significa che con degli ordigni rudimentali vengono bruciati o vengono lanciati all'interno dei palazzi oggetti atti a, io mi auguro solo, a distruggere il patrimonio immobiliare e non anche ferire le persone, ma questa è già la quinta volta che succede. Quindi io credo che un'illuminazione adeguata sia anche un deterrente, perché chi si macchia di certi atti che insomma sono molto gravi, e quindi ci sono anche delle indagini, lo faccia anche perché pensa e spera di non essere visto. Quindi il tema della CEA, dell'illuminazione, è strettamente collegato a quello della sicurezza. Ad oggi che cosa è successo? Stanno cambiando, sostituendo le lampadine, i lampioni su gran parte della zona. Alcuni di questi già non funzionano, e ovviamente poi non so, non credo che dipenda da questo municipio, ma questo municipio deve ovviamente occuparsi di ciò che non va sul territorio e di interfacciarsi anche con le istituzioni preposte. Sono delle lampade molto 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 fioche, tant'è che la visibilità è molto scarsa, e non parlo ovviamente di strade ad alta viabilità, dove la presenza comunque di insegne e di altre situazioni rende comunque visibili, ma parlo per esempio di Via Illiria, delle zone adiacenti il cantiere della metro C, che sono zone dove si sono già verificati furti, scippi e situazioni insomma
di illegalità. Detto questo, io semplicemente ho interrogato l'assessore sui tempi del ripristino dell'illuminazione pubblica. Ovviamente era del 6 ottobre, quindi ovviamente era riferito al 6 ottobre, e le motivazioni dell'assenza di illuminazione. Se mi permette, io aggiungo anche come si sta intendendo procedere per la sostituzione delle lampadine, perché a questo punto è abbastanza anacronistica come interrogazione, perché è riferita ad un mese fa, ecco. Sì, ovvio che la sicurezza dei cittadini del nostro territorio è parte integrante del nostro programma, e l'illuminazione pubblica è uno degli elementi che porta la sicurezza sulle strade. Detto molto, molto genericamente, io le rispondo in due fasi. Uno, specificatamente sulle vie, che anche se di un mese fa almeno abbiamo notizie tecniche in merito, e poi quello che intendiamo fare sul problema dell'illuminazione. Noi abbiamo interrogato ACEA proprio sulle vie in questione, ma con questo poi aperto tutto un discorso che poi vi racconterò, su via Saturnia e su piazza Epiro. L'ACEA ci risponde che sulle vie in questione non si è riscontrato delle particolari anomalie gravi da compromettere la normale funzionalità della rete. I servizi negli ultimi 5 mesi, parliamo quindi di comprendendo anche ottobre, sono di una numerosità tale da potersi definire fisiologica per una rete elettrica e per alcuni componenti sensibili che si vanno man mano quindi a consumare e a rompere, poi con la normale manutenzione. Infatti a via Saturno sono state rivelate attraverso i sistemi informatici 7 interventi registrati nell'arco temporale tra marzo 2016 e ottobre 2016. Nell'ultimo intervento effettuato, guarda caso, l'8 ottobre, quindi proprio terminato il 10 ottobre, vi era un malfunzionamento dell'orologio astronomico, è un componente tecnico dell'illuminazione pubblica che ogni tanto si rompe e va sostituito o comunque riparato. Su piazza Epiro invece sono stati registrati altri interventi da maggio a luglio del 2 agosto nell'arco temporale, 8 interventi, scusate, sempre da maggio a ottobre. Questo insomma ci dice che è normale che ogni tanto si rompono, e che questa frequenza di interventi loro la reputano fisiologica. Ovviamente noi non possiamo limitarci soltanto ad avere un tipo di colloquio con ACEA in questo senso, tant'è che noi abbiamo incontrato ACEA per quanto riguarda l'acqua, le fognature eccetera eccetera nella settimana scorsa, mettendo in piano tutta una serie di programmazioni di interventi ordinari e straordinari. Stessa cosa stiamo facendo con ACEA Illuminazione, che incontreremo a breve, sicuramente già nella settimana prossima, e poter avere con loro un contatto diretto, non soltanto per andare a riparare il tratto di strada di illuminazione mancante, ma per renderci partecipi con loro, perché ACEA è in parte anche nostra e spero lo rimarrà per sempre, e quindi dobbiamo avere come municipio un rapporto con loro diretto per poter dare un contributo dal basso su dove dover intervenire e portare soprattutto l'illuminazione pubblica, perché lei, come dice bene consigliere Cerquoni, l'illuminazione è importante per la sicurezza e tante zone del nostro territorio l'illuminazione ancora non ce l'hanno, quindi è per noi priorità seguire l'attuale illuminazione che sta prevedendo la sostituzione delle lampadine, ma anche e soprattutto andare ad analizzare tutte quelle zone dove l'illuminazione non c'è, e per tali motivi si creano pericoli non solo per l'incolumità, ma anche per la possibilità che le fermate dell'autobus non sono in sicurezza e quindi potrebbero essere addirittura tolte, facendo regredire alcune zone di questo territorio. Quindi le voglio dire che l'illuminazione pubblica a noi sta particolarmente a cuore, di interesse. Grazie. Sì, consigliera Cerquoni. Ovviamente per quanto riguarda la parte che concerne il municipio sono soddisfatta. Mi faccio solamente un accenno al fatto che ci sono stati da maggio a ottobre 8 interventi, cioè, sono tanti,
sono, cioè, se io a casa mia da maggio a ottobre chiamo 8 volte l'elettricista, probabilmente c'è un problema anche sulla risoluzione del problema. Questo non significa che è una critica che io faccio all'assessore, ma gli 8 interventi mi sembrano insomma un numero, anche perché significa soldi per significa fondi per l'intervento, e significa anche insomma una situazione, la voglio definire particolare. E l'ultima cosa che mi preme di dire è che questa presidente, sì, assessore, una piccola che sicuramente non c'entra lei. Allora, quando vengono cambiati i lampioni, dobbiamo assicurarci che venga fatto in sicurezza. Non lo dico a lei, ma visto che lei si interfaccerà con Acea e con le ditte che hanno l'appalto di Acea, ricordiamoci che abbiamo dei lavoratori che sono sospesi a 10 metri d'altezza più o meno per il cambio dei lampioni, e che lo fanno senza avere l'imbracatura adatta e senza il caschetto. Questo glielo dico perché li ho fotografati, e credo che questo, anche se non è direttamente e strettamente ovviamente compito di questo municipio, ma lo è nell'interfacciarsi, visto che svolgono il lavoro sul nostro municipio, sia fondamentale un controllo sulla sicurezza dei lavoratori. Questa era solo una piccola parentesi, perché insomma è importante che si sappia. Grazie. Se ci sia necessità di un intervento dell'assessore, no, non c'è bisogno, quindi possiamo andare avanti. Ringrazio l'assessore di essere stato presente e andiamo avanti col punto, quello che era il punto 2 all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Principato, Lazzari, Tripputi, La Zazzera, Rinaldi, Candigliota, Pompei, Gunnella e Giannone, avente ad oggetto l'emergenza abitativa. Lascio quindi la parola al relatore per l'illustrazione della risoluzione. Consigliere Lazzari, grazie. Grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. La risoluzione per questa emergenza abitativa è una risoluzione di impulso sostanzialmente per l'amministrazione sia municipale che capitolina. Leggendo le parti salienti di questa risoluzione possiamo dare questa lettura. Premesso che nel territorio di Roma Capitale l'emergenza abitativa conta oltre 9.000 domande di case popolari inevase, 8.000 sfratti esecutivi, di quali oltre l'80% per morosità, e oltre 5.000 famiglie allocate in immobili impropriamente adibiti ad alloggi, in particolare nel municipio VII i numeri di emergenza dei dati in nostro possesso stanno determinando una situazione di gravissima crisi sociale tra l'esecuzione di sfratti e la presenza di occupazioni abitative. Cresce la richiesta di immobili che non trova rispondenza nel mercato delle locazioni in virtù della impossibilità di offrire garanzie da parte degli inquilini. Il cosiddetto buono casa non ha trovato applicazione concreta tra i cittadini vincitori del bando per l'assenza di uno strumento di regolazione del mercato e dell'incontro tra la domanda e l'offerta abitativa. Considerato che la Regione Lazio, con la delibera di giunta numero 18 del 2014, ha stanziato per Roma Capitale circa 200 milioni di euro per il recupero di immobili privati e pubblici da destinare per l'emergenza abitativa mediante interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico, nonché l'acquisizione e o recupero di immobili privati sul libero mercato a prezzi calmierati, Roma Capitale deve indicare attraverso un lavoro di monitoraggio i nuclei circa le categorie dell'emergenza indicate in delibera e che riguardano i cittadini in graduatoria edilizia popolare, residenziale popolare, gli ospiti dei CAT, cioè dei centri di assistenza abitativa temporanea, e gli occupanti di immobili pubblici o privati dal 31 dicembre al 31 dicembre 2013. Roma Capitale potrebbe indicare il patrimonio pubblico e privato da rigenerare con fondi regionali a fini dell'assegnazione alle categorie indicate. La delibera numero 50 del 2016 del commissario straordinario rende applicabili gli interventi regionali della delibera 18-2014, mettendo a disposizione le risorse delle quali Roma ha bisogno, e è necessario dotarsi di strumenti con i quali applicare il buono casa per quelle famiglie vincitrici che ancora non riescono a trovare un alloggio privato. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Municipale Roma VII risolve di impegnare la Presidente e l'Assessore competente
ad intervenire presso il sindaco e la giunta capitolina con estrema urgenza affinché si apra una consulta della casa con gli assessori e presidenti di commissione politica sociali e con gli inquilini e soggetti a vari titoli interessati per elaborare strategie di intervento e buone prassi, ad intervenire affinché il sindaco e la giunta possano inoltre determinare gli strumenti citati in premessa per l'applicazione del buono casa per quei cittadini vincitori che non trovano alloggi sul libero mercato, ad attivare e sollecitare i municipi nel promuovere momenti di confronto con i cittadini al fine di ricevere le indicazioni della cittadinanza in merito al diritto all'abitare. Allora, dopo la lettura della risoluzione vorrei aggiungere delle cose che riguardano soprattutto i dati in nostro possesso per quanto riguarda il settimo municipio, che sono proprio per, specifici del territorio, sono che più di 400 famiglie sono soggette a morosità incolpevole, un dato che poi va aumentando di anno in anno perché diciamo questa crisi ha reso ancora più deboli e fragili le famiglie del nostro territorio. Ci sono circa 20-30 sfratti al mese in questo territorio e ci sono 2.000 nuclei familiari residenti in immobili occupati abusivamente. Nei 3 centri di assistenza abitativa temporanea, i CAT, sono ospitati complessivamente circa 600 persone con in circa 250 nuclei familiari e quindi questa situazione che doveva essere temporanea sta diventando sempre più permanente, non è più temporanea. Ci spinge tutto questo nella direzione di iniziare un percorso di attuazione degli strumenti legislativi deliberati nella precedente amministrazione, con la 368/2013 che vuole trasformare gli interventi di sostegno abitativo forniti tramite le suddette strutture in assegnazione di locazione di alloggi di edilizia popolare, ovvero in misure volte a favorire l'accesso alle fasce deboli nel mercato privato della locazione, attraverso l'erogazione dei contributi all'affitto e forme di incentivi ai proprietari con contratto scaduto, se in possesso dei requisiti, che saranno individuati con successivo provvedimento con apposite comunicazioni in ordine alla modalità di erogazione del buono uscita, una tantum di 5.000 euro e congiuntamente di un buono casa di 800 mensili, con una durata minima, con una durata di 4 anni di contratto. La richiesta che noi facciamo di impegno alla sindaca, all'assessore componente, è chiaramente quella di attuare le metodiche adeguate alla promulgazione dei contributi in sostegno dell'affitto, superando gli ostacoli che fino adesso non lo hanno permesso. Cosa che era già prevista nella delibera 163 del 98, che prevedeva una stipula di una convenzione fra le associazioni dei proprietari, dei piccoli proprietari di immobili, le associazioni degli inquilini e l'amministrazione capitolina a rilasciare un attestato di garanzia per il locatario e il locatore del contributo che doveva essere erogato. Quindi cosa che magari non era stata molto attenzionata dall'amministrazione precedente, poteva risolvere il problema del contributo per il bonus casa. E, fra l'altro, c'è l'esigenza di predisporre tempestivamente un piano per il recupero degli alloggi del patrimonio pubblico occupati senza titolo, attraverso l'esecuzione dei provvedimenti di accesso e sgombero forzoso e l'attivazione di un piano per il monitoraggio degli immobili ERP inutilizzati, predisponendo la manutenzione ordinaria e straordinaria per una successiva assegnazione o preassegnazione. Questo è un problema molto urgente, molto diciamo dilagante nel nostro territorio, e quindi la risoluzione, come dicevo in premessa, ha un carattere di impulso presso la nostra amministrazione per risolvere al più presto questo problema. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Giuliano?
Grazie Presidente. No, stavo scrivendo perché mentre sentivo l'esposizione del collega mi veniva in mente alcune dinamiche, alcuni argomenti, alcune questioni. E io non so come, non ho seguito questa risoluzione, diciamo, ma è colpa mia, nel senso che non ho ben appreso il lavoro della commissione, ma mi dispiace se non è, cioè, se questo non ricalca il fatto di fare questa risoluzione così in modo un pochino veloce. Non so se è così, però è un argomento un po' abbastanza importante e ci vede attori principali come municipio in virtù delle specificità che abbiamo all'interno, come il collega prima menzionava, quindi con una serie di casistiche, perché qui in questo municipio c'è molto di ente previdenziale, c'è anche un pezzo di case popolari, di ATER e i CAT per l'alloggio temporaneo. E tutto, diciamo, è partito dalla delibera di giunta che fece Marino nella scorsa consigliatura, quella della dismissione perlomeno di questi CAT su Roma, che ne sono diversi, e con la possibilità di dare un buono, quindi in soldi, quindi buono casa, buono alloggio, chiamiamolo come ci pare, per poter far fronte ad uno spostamento. Ora io, se dobbiamo votare questa soluzione, non ho nessun tipo di problema, ma è un po' fine a se stessa, cioè io suggerisco di entrare nel merito, ma con degli attori, quindi come avete detto successivamente ci sarà quindi uno sviluppo del problema, immagino, vi serve l'atto per poter partire, però io cercherei, insomma, anche successivamente, se non modificare questo, se vi serve portarlo urgentemente, se non modificare questo, però programmare un intervento ad hoc. Perché? Perché un gruppo di lavoro, io farei un gruppo di lavoro con le forze politiche, anche con quelle comunali, perché io penso che ci siano dei modi per poter risolvere. Io ho fatto anche una relazione che ho lasciato, insomma, come partito ho la delega romana per quanto riguarda la politica della casa, e quindi avevamo fatto uno studio di questo, e quando Marino fece la sua delibera è normale che lasciò un po' perplessi, perché non è automatico la risoluzione del problema con un buono casa. Allora, che il buono casa non funziona, questo l'abbiamo capito, che la gente si deve andare a trovare poi per proprio conto l'alloggio non è facile. Immaginate quante situazioni ci sono di questo tipo, ma immaginate anche dall'altra parte chi ha la proprietà, chi ha due o tre appartamenti, non parliamo di immobiliarità, insomma, quindi di immobiliaristi, dove ne hanno diversi e lì devi fare un ragionamento proprio ad hoc, ma chi ha due o tre appartamenti che dice sì, vabbè, tanto i miei figli sono ancora piccoli, cioè io l'affitto, e non hai oggi chi affitta a casa quando, che, cioè nella crisi che c'è, se dopo qualche mese non ti pagano, no? Tu non puoi né, cioè per mandarli via devi spendere pure i soldi, chiaro, di avvocato e tutto, per poter avere ragione della tua proprietà. E quindi che cosa dicono? Dice, ma io la prossima volta la affitto, o tengo così. Allora, perché? Perché non funziona il buono fine a se stesso. Se tu vieni da me, io non ti conosco, non so chi sei, ok? Se sei persona affidabile o meno, e quindi la mia proprietà la difendo. Ma se invece l'amministrazione potesse mettere in campo un bando, no? Dove chiede a chi ha disponibilità patrimoniali di metterli a disposizione per quel bando, e l'amministrazione invece che paga il proprietario con il buono, quindi
fa una richiesta di dire chi vuole partecipare al bando mette a disposizione la propria proprietà, 1, 2, 20, 50, quelli che siano, e in base ai metri quadri vengono pagati gli affitti. Dopodiché, quando ce l'hanno in possesso il comune li dà in base alla graduatoria e si fa integrare a seconda del reddito, dell'ISE, di quello che è la capacità di ognuno, no, che ha fatto domanda. Ora, questo garantirebbe il privato da qualunque tipo di problema, nel senso che se c'è qualcosa corrisponde al Comune di Roma. Se dopo 5 anni, che ne so, comunque tu hai fatto il tuo servizio e poi dopo no, io casa non ce l'ho, a me mi continua a pagare il Comune di Roma, cioè c'ho sempre un interlocutore garantito. Ma questo funziona, è andato a vedere voi che comunque siete appunto persone che comunque leggete eccetera, ma questo funziona con molta positività sia in Francia che in Inghilterra, cioè funzionano questi sistemi, quindi questi bandi vengono fatti ogni 5 anni, per cui chi ha 3-4 case, 10 case, decide di darne 3-4 all'amministrazione, prende il pagamento mensile stabilito dal bando e in più il proprietario se lo scarica per aver fatto questa operazione, si scarica anche gli affitti, quindi doppia agevolazione, e ha a che fare con l'amministrazione. Tanto noi dobbiamo dare 800 euro, 500 euro, 1000 euro alla persona in mano, lo diamo a chi di dovere, ma sappiamo quanta, no? Quanta possibilità abbiamo di alloggi, quanti ne sono entrati in gestione del Comune di Roma, che oltre a quelli che ha come case popolari e ATE Roma messi insieme, io penso che un 30-40% di risposte già si comincia a dare. Poi se volete entriamo maggiormente in commissione, un gruppo di lavoro, entriamo maggiormente in questione. Questo per dire che fino ad oggi questa situazione non si è mai voluta affrontare e risolvere, perché dove c'è vacatio c'è chi fa i fatti suoi, dove c'è vacatio in questo momento, no? Dove non c'è posizione c'è chi si fa i fatti suoi, ok? Perché comunque sia c'è l'occupazione, ci sono quelli che appunto si avvantaggiano, c'è chi ci fa politica dietro questa situazione qui. Perché se ci fosse un regolamento, ci fosse un programma, bene o male, non dico in un giorno, in un anno, ma in 5 anni, in 10 anni questo problema viene ad affievolirsi, viene a ridursi. È vero pure che bisogna mettere in programma, come diceva pure prima il collega che ha presentato, bisogna mettere in programma una vendita e un ripristino di quello che è. Perché si può comunque vendere, incassare e ricostruire, oppure fare un programma di manutenzione dove serve. E a chi ne ha diritto? Tu la metti a riscatto. Tu quelle case, chi ha diritto? Le metti a riscatto perché hanno pagato tanti anni. E per l'amministrazione è un vantaggio, perché tu te la prendi, te la sistemi e togli un problema dall'amministrazione. Con i soldi che entrano tu fai un altro piano edilizio. L'ultimo piano edilizio, edilizia popolare, risale agli anni 60-70. E questo quadrante ne è l'esempio, perché tutta via Tuscolana è stata fatta, come avete visto, sulla centrale, tutti i palazzi che poi la maggior parte sono degli enti previdenziali, che una volta erano GESCAL a suo tempo, poi enti di previdenza, oggi sono privati perché, come si dice, ti hanno venduto le case 10 anni fa a un prezzo, diciamo, giustamente basso, perché erano state utilizzate, oggi partono da un prezzo di mercato e ti fanno il 30%, chiaro? Quindi mettendo in difficoltà quello che si trova nella condizione di dover acquistare un appartamento. E poi comunque sia, per superare questo devi superare anche la possibilità di dare degli affitti calmierati, quindi produrre, fare delle case eccetera, agli affitti calmierati e anche ai giovani coppie. Questo significa fare un piano diciamo coordinato, dove tocca tutti i punti e le percentuali nell'arco di qualche anno andranno sensibilmente a ridursi, e togliere politicamente da chi se ne approfitta da questa situazione perché c'è un'emergenza di poter fare quello che meglio crede. Chiudo dicendo che si parlò anche qualche tempo fa, circa un anno fa, 2 anni fa, di un piano di investimento, cioè di utilizzare i fondi della Cassa Depositi e Prestiti. Questo perché? Perché ci sono degli alloggi di diverse imprese che non hanno venduto, e quindi si pensava di poter intervenire
acquisendo a patrimonio quelle proprietà. L'unica cosa che non funzionò è che per costruire una casa, lo sappiamo tutti, ci vogliono, per costruirla ci vogliono 1.000-1.100 euro al metro quadro, poi quando tu vai a prendere dai privati, no, dagli imprenditori queste case, il prezzo di partenza fu 1.600-1.700 euro, quindi l'amministrazione si trova un attimino, no? Allora bisognava lavorare su questo campo per cercare di ottenere un prezzo equo, perché è vero che io non ti do solo i 1.100 che tu hai messo, ti calcolo anche i soldi, i costi degli interessi eccetera, ma 1.300-1.400 sarebbe stato un prezzo importante per poter acquisire su Roma 5.000-10.000 appartamenti, non parliamo di uno o due, di una cifra interessante per poter far fronte a chi ha fatto richiesta e a chi ha difficoltà. Era solo per dire che mi dispiace se questo argomento non venga poi portato in modo diverso, quindi se dobbiamo votare, lo dico per chiarezza, se dobbiamo votare per portare avanti, iniziare questo passaggio, io sono d'accordo. Non è esaustivo, non è complementare a quello che poi servirebbe per il quadrante emergenza abitativa, perché non è solo quella che abbiamo messo qui, ok? È un mondo. Se questo poi serve come catalizzatore, ok, però dopo dobbiamo lavorarci come Cristo comanda per poter dare delle risposte, o perlomeno come territorio, cercare di sollecitare l'amministrazione comunale a poter utilizzare strumenti diversi. Grazie. Grazie consigliere Giuliano, ha facoltà di parola la consigliera Cerconi. Il tema della casa è un tema che è molto a cuore a Fratelli d'Italia. Io ricordo che nel 2011, quando Giorgia Meloni fu ministro della gioventù, venne creato proprio un fondo presso l'ABI, che era un fondo di garanzia per i mutui delle giovani coppie sotto i 35 anni, con una dotazione di 50 milioni. Quindi è evidente come a Fratelli d'Italia sia particolarmente caro questo tema. Voglio però fare chiarezza su una situazione. Tra l'altro, non so se lo sanno i nostri consiglieri, ma proprio ieri in sede di bilancio capitolino, c'era una commissione congiunta bilancio patrimonio, sono stati stanziati i fondi, o comunque ampliati i fondi per il buono casa, perché anche per i 5 Stelle è una direzione da percorrere. E ovviamente questo risulta fondamentale per il superamento non solo dei CAT, ma di tutta una serie di situazioni paradossali che sfociano anche in occupazioni abusive. Sulle occupazioni abusive apro una piccola parentesi e poi la chiuderò. Il fatto che ci siano delle occupazioni abusive va distinto qualora la situazione sia veramente una situazione di emergenza abitativa e quando invece qualcuno pretende di far vincere la legge del più forte, che è un altro tipo di discorso. E questo lo dico perché spesso si fa passare per emergenza abitativa cosa che emergenza abitativa non è, e i dati dei riscontri che ci sono, soprattutto su ATER, su ERP, insomma su tutte l'edilizia residenziale pubblica, è questo, cioè ci dicono ci sono delle persone che non ne hanno diritto ma che con la forza l'hanno occupata, e quindi risulta cosa? Risulta che sono a Roma ma che a Pomezia hanno lo stesso, hanno magari un'abitazione o hanno un'occupazione sempre sull'edilizia residenziale pubblica. Quindi quello che dico è no alla legge del più forte, ma alla tutela di chi è veramente in una condizione di disagio. Per quanto riguarda i CAT, saprete benissimo che a Roma recentemente, tra l'altro è stato l'assessore Mazzillo è venuto ed ha presenziato una riunione presso il nono municipio, proprio per questo problema dei CAT. Cioè arrivano queste lettere nei CAT e nell'arco di 15 giorni le persone sono costrette a fare tutti i bagagli e ad essere spostate. Ovviamente potete immaginare il fatto che noi non parliamo sì la parte economica, ma parliamo di persone che hanno una vita in un quartiere, che hanno delle relazioni umane e che non sono pacchi che possiamo spostare da un CAT all'altro, perché iniziamo a chiudere un CAT dopo l'altro e quindi il primo ti spostano, rimani 2 mesi nel secondo CAT, poi ti rispostano altri 3 mesi nel CAT e inizia così più un pellegrinaggio che altro.
Voglio fare una distinzione poi su quelli che sono i buoni casa e i contributi all'affitto. Io l'ho dichiarato in molteplici volte nelle commissioni, nella commissione che si occupa appunto di politiche sociali e politiche abitative. Allora, per il buono casa me lo tengo per dopo perché voglio prendere 2-3 minuti. Per quanto riguarda il contributo all'affitto, che è un altro elemento utilissimo per il sostegno all'emergenza abitativa, c'è un grande problema. Allora, come funziona? Il rimborso si fa domanda, o meglio, si deve praticamente, nel momento in cui arriva lo sfratto, per richiedere il contributo, noi abbiamo bisogno della domanda di sfratto da parte del proprietario e quindi della morosità e della registrazione di un altro contratto d'affitto. Allora, quello che mi sono detta io è, ma se da una parte mi sfrattano, perché ovviamente io non ho pagato i canoni di locazione, e poi il comune per accedere al contributo mi chiede però la registrazione di un nuovo contratto e quindi il proprietario mi chiede i 2 canoni ovviamente per la registrazione del contratto, mi chiede di anticipare i canoni. Se io avevo due canoni da dare al proprietario, ovviamente non me ne andavo, non venivo sfrattata dalla prima casa. Quindi il problema secondo me è proprio questo, è che c'è nella normativa di riferimento del comune un problema su come viene trattato il contributo all'affitto. Cioè io non posso aspettare lo sfratto di un inquilino, richiedergli un altro contratto di affitto, perché per quel secondo contratto di affitto un qualsiasi proprietario di casa ti chiede la registrazione del contratto e le due mensilità come caparra, e quindi questo non può funzionare. Questi sono dei problemi sulle normative che potrebbero essere risolti molto molto facilmente, basta una modifica alla delibera comunale, e secondo me, io l'ho anche detto, dovremmo lavorare anche su questo tipo di argomenti, perché va bene, servono sempre fondi, ma ci sono delle situazioni che possono essere sbloccate anche semplicemente cambiando una parte della procedura. Per quanto riguarda il buono casa, come è stato ben detto, riservata agli inquilini e ai residence dei CAT, noi sappiamo che più o meno vengono dati 600-800 euro per questo buono casa. Io credo che, e lo dimostra in questo caso anche lo stanziamento che sta facendo il Comune, che genererà un grandissimo risparmio per l'amministrazione, sia invece il buono casa una soluzione ottima. Voi dovevate vedere quando, proprio in occasione dell'intervento dell'assessore al bilancio, che ha parlato con i residenti del CAT sull'Ardeatina, loro chiedevano di avere questo buono casa, perché semplicemente le persone che sono in difficoltà si sanno gestire anche in una comunità, cioè avevano già preso accordi con il proprietario del residence dove stavano per eventualmente utilizzare il buono casa e restare in quella zona, cioè dice il comune non ti paga più, chiude il residence, io ci rimango come inquilino privato tramite il buono casa che mi dà il comune di Roma. Io trovo questi espedienti veramente degli espedienti non solo utili per l'amministrazione, per il risparmio, ma anche per una responsabilizzazione dei cittadini che utilizzano questi fondi, Quindi da questo punto di vista Fratelli d'Italia è favorevole, e lo dimostrano anche i nostri interventi in Consiglio Comunale, ai buoni casa. È favorevole a una, e io questo lo continuo a dire, facciamo partire da questo municipio delle proposte concrete per il comune, perché noi in questo modo sì stiamo dando degli indirizzi, ma diamo degli indirizzi su scelte che il comune ha già preso, cioè il comune già vi sta dicendo io sto stanziando i fondi per il buono casa, già lo farà, non aggiungiamo nulla. Cioè, dal nostro territorio, qual è la proposta del nostro territorio? Istituiamo una consulta per la casa? Sì, ma tanto il comune sappiamo che già sta dialogando con gli inquilini. Utilizziamo il buono casa? Già lo sta facendo. Allora, io quello che dico è, proponiamo invece delle modifiche concrete che possono aiutarci sul territorio. Questa del contributo affitto è una di queste, l'ho già detto più volte. Prendiamo la normativa, studiamoci la normativa e facciamo una proposta che possa essere una proposta che parte da questo territorio per arrivare al comune, e poi sarà il comune a dirci se va bene o non va bene.
Detto questo, io concludo dicendo che è un argomento importante. Secondo me poteva essere approfondito maggiormente, nel senso che noi abbiamo per alcune risoluzioni e per alcuni atti passato tantissimo tempo a correggerli, a ripensare, a scrivere, a migliorarli, poco tempo per questo tipo di atto, che è un atto molto importante. Questo non significa che non voteremo, voteremo e ci prenderemo le nostre responsabilità. Però io quello che mi aspetto è eventualmente anche di riportare, se questo ovvio lo voteremo, ma di riportare l'atto in commissione e di procedere a delle proposte più concrete. Grazie. Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, volevamo fare una precisazione che forse non, per ovvi motivi, perché nella fattispecie il consigliere Giuliano, che lo ringraziamo intanto per l'approvazione sul tema, comunque non era presente alla commissione, quindi perché non ne fa parte. Ma detto questo, noi nell'ultima commissione, ovvero quella di ieri, abbiamo palesemente dato, insieme poi, c'era anche la consigliera Vitrotti, che ovviamente ha fatto anche lei questo tipo di osservazione. Noi abbiamo palesato l'intenzione reale di dare seguito, infatti questo poi l'abbiamo... l'abbiamo anche ampiamente discusso, quindi anche sul fatto che questa fosse un indirizzo, un atto per iniziare un percorso, e sicuramente il nostro intento è quello di continuare un percorso che ci fa piacere, ben venga anche da parte del Comune, ma che sicuramente avremo modo di portarlo in commissione e continuare a dare un seguito a questo indirizzo. Questo ci fa piacere, gradiremo ovviamente che ci fosse più presenza, ma questo è un'altra cosa, perché forse vedendo quello che si è detto ieri, magari forse alcune cose non sarebbero state dette, o perlomeno comunque sarebbero state dette nella sede opportuna. Questo non è avvenuto, ne prendiamo atto, e in questo momento noi palesiamo in questo istante sicuramente l'intenzione di procedere dopo questa iniziativa, e quindi di dare seguito e adito a delle proposte che possono essere utili per il territorio. Grazie. Sì, consigliera Biondo. Grazie, non volevo intervenire e mi sarei riservata di intervenire solo nell'espressione di voto, però molto sinceramente, dato che la seduta di oggi è piuttosto calma e manterrei questi toni anche nelle prossime, e per quanto ci riguarda ci impegneremo in questo. Il consigliere Candigliota da una parte ci chiede più presenza, dall'altra ci dice che comunque, nonostante la discussione in commissione, in generale io parlo come consigliere di questo municipio, non difendo nessuno in particolare, da una parte ci viene chiesta più partecipazione, dall'altra però contemporaneamente nella stessa frase ci viene confermato che, nonostante alcune perplessità espresse dal gruppo di Fratelli d'Italia e dal gruppo del Partito Democratico nella commissione di ieri, si è deciso di andare avanti per fare un atto che è semplicemente un mettere un tassello rispetto a un tema che tutti consideriamo importante, e su questo non ci piove, ma sul quale avremmo gradito maggiore attenzione, proprio perché oltretutto in questo momento io vorrei ricordare alcune cose.
Noi risolviamo il municipio di impegnare il sindaco e gli assessori competenti. Innanzitutto il Comune di Roma non mi sembra che abbia un assessore alla casa, e invece questo penso che possa essere una battaglia, forse più del Movimento 5 Stelle rispetto alla propria giunta, ma dato che condividiamo con voi l'importanza di questo tema, sarebbe gradito che la sindaca Raggi ci facesse capire chi si occupa al Comune di Roma di questo tema, o se ha deciso legittimamente di tenere per sé la delega. Allora la nostra interlocutrice è direttamente lei. Questo atto è un atto di indirizzo, però vi ricordo che l'indirizzo, come ci ricordate spesso voi, l'hanno già dato i cittadini il 19 giugno e hanno approvato a maggioranza il programma del Movimento 5 Stelle in cui questi temi erano presenti, quindi non c'è bisogno che in consiglio ciascun municipio faccia degli atti che semplicemente ripercorrono i nostri programmi elettorali, perché la campagna elettorale è finita, adesso dobbiamo trovare delle soluzioni. I cittadini, che come giustamente ci ha spiegato il consigliere Lazzari, giusto? Giusto, Lazzari, scusi, che hanno i problemi relativi al diritto all'abitare in questo municipio, non si rivolgeranno al Comune di Roma, si rivolgeranno a noi, e siamo noi che dobbiamo trovare delle risposte. In questo atto noi semplicemente chiediamo alla sindaca di occuparsi di questo tema, ci mancherebbe che fosse il contrario, chiediamo alla sindaca di applicare i bonus casa, che come ricordava prima la consigliera Cerconi è una cosa che già il Comune sta facendo, chiediamo di convocare delle consulte per la casa. Ecco, io penso, e questo sono sicura che voi siate d'accordo con me, che i cittadini che hanno un problema relativo a quello che è il diritto fondamentale, oltre a quello al lavoro, che è quello alla casa, di certo non saranno contenti che la risposta di questo consiglio oggi è quello di istituire una consulta in cui poter semplicemente venire a raccontarci quali sono i problemi. Noi ci saremmo aspettati una maggiore attenzione, e per questo avremmo voluto che magari invece di portare urgentemente l'atto in consiglio oggi si fosse proceduto a una discussione più ampia e nel merito della questione, che è una questione molto complicata, per cui non pretendevamo esaustività da una commissione che si è svolta ieri rispetto a un consiglio che è stato oggi. Questo è il motivo per cui noi abbiamo delle perplessità sulla bontà e sulla completezza di questo atto, che invece, ripeto, riguarda un tema che è caro a tutta l'Aula, e su queste cose dovremmo invece avere un po' più di pazienza, è quello che chiediamo alla maggioranza, un po' più di attenzione e di ascolto per portare a casa degli atti che provino perlomeno a disegnare delle soluzioni reali. Grazie. Sì, io vorrei fare un intervento, quindi spero che il vicepresidente possa venire a sedersi qui. Grazie. No, me l'ha detto il direttore. Mi scusi, vorrei fare una replica per... Siccome è stato citato direttamente. Ah, ok, dopo... va bene, allora faccia il suo intervento diretto. Grazie. Allora... vorrei chiarire una cosa fondamentale. Quando dicevo di partecipazione, avendo citato la consigliera Vitrotti, non mi riferivo sicuramente a lei, nel senso stava in quel momento, stavamo chiacchierando proprio di questo. Quando voi dite l'indirizzo l'hanno dato i cittadini, è proprio quello che stavo dicendo, cioè nel senso loro danno l'indirizzo e noi ci attiviamo. Questa è un'attivazione di un percorso che... forse non mi ero spiegato bene, è l'attivazione di un percorso che necessita urgenza e che va sicuramente preso in considerazione. Questo qua è solo un'attivazione, abbiamo detto facciamo intanto questo primo passo, che essendo un'urgenza lo attiviamo, successivamente possiamo tranquillamente parlarne nella sede opportuna. Capisco tutti gli indirizzi che adesso si vogliono dare, ma credo che questa non sia la sede più opportuna, ma quella opportuna sia la commissione, per cominciare un percorso di estrema urgenza. Forse non ero stato ben chiaro su questo, però era questo il senso. L'indirizzo ce l'hanno dato i cittadini e noi lo stiamo attivando, tutto qua. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola la consigliera Zitoli, prego.
Sì, io non farò a questo punto altro che ribadire quanto detto già dal consigliere Candigliota, però vorrei dare intanto delle risposte, no? L'assessore alla casa non c'è, sì è vero, è un grande problema e come tanti problemi di Roma, perché tutti sapete in che condizioni è Roma, alcuni problemi sono più sensibili di altri e quindi è normale che un sindaco magari voglia capire quello che sta succedendo e al momento si tiene la delega. E non esiste, non è che non esista un assessore, c'è un assessore alle politiche sociali e la delega alla casa è al sindaco, ci sono interlocutori chiari e quindi non mi sento di dire che i cittadini sono abbandonati per questo e nessuno si sta occupando dei loro problemi e dei loro diritti, tant'è vero che la consigliera Cerconi già ha detto che Roma si sta muovendo in questo senso e che il sindaco e la giunta si stanno muovendo, ok? E anche l'assessore al bilancio sta prendendo delle decisioni importanti in merito. Per quanto riguarda il settimo municipio, io non lo so il percorso che fate voi non vi frequento, perché non so quello che succede fuori, però vi posso dire quello che succede a noi. I cittadini li incontriamo ovunque e immagino che sia questo anche che fate voi, no? E quando arriva un atto è perché qualcuno ve l'ha chiesto. Ebbene, allora, in questi mesi c'è stata una domanda incessante per ottenere da noi quelle cose che a voi sembrano tanto sciocche in questi impegni. Sono venuti cittadini, delegazioni di cittadini e associazioni a chiederci questo. Quindi il 5 Stelle è fatto così. Una volta mi sono sentita dire, forse nella prima commissione a cui partecipavo, no? Che non va per le proposte di iniziativa popolare, per esempio, ma che è solamente 500 firme, voglio dire, le raccoglie anche mio figlio, quindi ce ne vogliono 1500, perché la risposta deve essere la domanda deve essere consistente. A noi ce ne servono molto meno, quando il problema è sentito, è importante. E qui tra l'altro i numeri c'erano tutti. Ci hanno chiesto questo, esattamente le cose che vedete nell'impegna, e noi le cose nell'impegna abbiamo messo. Perché? Perché è veramente una cosa importante, è una cosa seria, è un discorso che non si può risolvere con un atto solo. È vero, ci saranno altri atti, perché tutte le cose che ha detto il consigliere Giuliano, che ha detto la consigliera Cerconi, anche quelle che ha detto lei, sono vere. Qui è la pelle dei cittadini quella con cui si sta giocando, quindi ci saranno un atto, ma questo è l'inizio, è uno di N atti, chissà, infiniti. Andiamo, lavoriamo insieme, questo va bene, però ancora un atto che desse inizio non c'era, stiamo facendo quello, stiamo ascoltando i cittadini mettendo nero su bianco esattamente le loro richieste scritte pervenute a mano. Questo voglio dire, il 5 Stelle, il cittadino lo ascolta e gli dà voce. Quindi questo stiamo facendo. Se a voi sembra una cosa sciocca quello che leggete qui, sappiate, no, che è una cosa che non era esaustiva, ma secondo voi un atto, voglio dire, che sembrava veramente una cosa fine a se stessa, mi è stato detto. Per me non è fine a se stessa, perché mettere nero su bianco delle richieste che dei cittadini hanno espresso, dei cittadini che si trovano per strada, a noi sembra grandissimo, anche perché è una cosa grande avere una consulta, avere un lavoro intermunicipale, ma che c'è mai stato prima? Avere un tavolo col sindaco, i municipi e i cittadini che parlano insieme, ma c'è mai stato? Allora, se ci fosse sarebbe una cosa fine a se stessa, non c'è, quindi questo stiamo chiedendo, lavorare tutti insieme con i cittadini, perché sono quelli che per primi pagano una situazione che non è certo voluta da loro. Questo è l'inizio, è vero, ben venga, se io non sono nella commissione politiche sociali, peccato, mi piacerebbe, è un argomento molto interessante, anche perché penso che è quello veramente su cui il municipio può fare veramente tanto. Io penso che sì, bisogna andare avanti e questo deve essere solamente l'inizio, però dare un segnale ai cittadini che vogliono un tavolo, dei tavoli in cui si dice tu conti e la tua opinione conta, è un segnale importante, che non è che la politica la decide da sola, stiamo dicendo ai cittadini noi ti vogliamo ascoltare, tu vieni sui tavoli con noi, a noi ci sembra una cosa diversa, ok? Non lo so se ho reso l'idea. Per quanto riguarda l'attuazione, il proseguimento, io lascerò tutto nelle mani della Commissione, non sono in quella Commissione, ma ho pienamente fiducia della Commissione e intendo maggioranza e opposizione su un tema che è veramente caro a tutti, perché qui non è un problema di sinistre, di destre, di centro, di trasversali, è un problema di tutti. Quindi se possiamo farlo, ben venga. Grazie. Grazie consigliere Azzidoli. Ci sono interventi ulteriori o c'è la consigliera? Prego, la Zazzera, la parola. Grazie.
Niente, volevo dire che anche il Movimento 5 Stelle è molto molto sensibile a questo tema. Condivido tutto quello che ha detto, che hanno detto la consigliera Zitoli, Candigliota, Lazzari. E volevo soltanto dire, ci si chiede pazienza, pazienza per approvare una risoluzione, ma io penso che i cittadini abbiano avuto pazienza per 30 anni, 20 anni, forse più che pazienza vogliono vedere realizzate le cose che si promettono, perché abbiamo gente che, non è, che vive in modo disagiato, come abbiamo già detto, abbiamo persone che... tantissime persone che hanno lo sfratto, tante persone che non hanno potuto beneficiare di questo bonus e sono ancora in attesa. Quindi più che attendere, penso che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto benissimo a presentare questa risoluzione per avviare, per dare avvio a tutto ciò che i cittadini ci chiedono. E invece di parlare soltanto, vogliamo farle le cose. E quindi anche le proposte, i suggerimenti che ci venivano dai consiglieri. Appunto, noi abbiamo deciso pensiamo di formare questa consulta dove ci siano le istituzioni, dove ci siano i cittadini, quindi per prevedere tutte le proposte, quindi questo è solo l'avvio a una cosa che potrebbe risolvere i problemi di tantissime persone, mettendo anche tutte le proposizioni, le cose che sono state dette. Quindi ringrazio anche il consigliere Lazzari, che aveva già tutto presentato, tutte le varie soluzioni momentanee, e poi tutto quello che verrà ben venga. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono come alla fine, come regolamento? Sì, va bene, è giusto. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, io voglio partire dalla premessa. La premessa è quella che noi volevamo soltanto dare un impulso a questo problema, che chiaramente è molto importante e molto sentito. Io non penso di aver fatto, insieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle, una cosa grande con questa risoluzione. Noi abbiamo fatto soltanto un semplice documento in cui impegniamo noi stessi e la Giunta Capitolina a prendere in considerazione le cose che vengono dal territorio, ma non solo vengono dal territorio, basta andare in giro e guardare quello che succede. Persone che hanno occupato abusivamente dei negozi, addirittura per strada, hanno sfasciato le serrande dei negozi e sono entrati dentro per trovare un rifugio, un riparo alle intemperie, alla mancanza di dignità di essere in mezzo alla strada, insomma. Per quanto riguarda i vari interventi dei consiglieri precedenti, vorrei soltanto dire che certo non finisce qua, insomma, è soltanto la scintilla iniziale della discussione. Poi dovremo veramente prendere in mano i soldi, le leggi, le normative, chi sta sopra di noi, chi sta al governo, chi sta nella regione, per poter mettere fine a questo scempio del territorio, con costruzioni senza senso, con consumo del territorio, con speculazione edilizia, che però poi non porta a risolvere il problema. Cioè, se la speculazione edilizia portasse a risolvere il problema, chi se ne frega pure la speculazione edilizia, ma purtroppo non è così. Consuma il territorio, si intascano i soldi, vanno via e il problema rimane, è sempre quello. Per quanto riguarda quello che parlavano di un fondo di garanzia, va tutto bene. Io prima ho accennato di una cosa che riguarda una delibera vecchia del 98 addirittura, perché parlava
addirittura di fare una stipula di convenzione fra le associazioni dei proprietari, dei cittadini, degli inquilini, dell'amministrazione pubblica, per dare una garanzia, un attestato di garanzia che fosse sia per il locatario che per il locatore un documento in cui si diceva guarda che questo qua i soldi li prende da me e quindi li pagherà sicuramente, non c'è problema, perché se al momento in cui diventasse moroso anche nei tuoi confronti perderebbe ogni diritto ad avere questo bonus. Quindi questa qua è una discussione che nella consulta cittadina potrebbe entrare in gioco nuovamente, anche se è stata approvata in una delibera comunale, non è che è una cosa che dobbiamo inventarci, già esiste in una delibera, basta applicarla e quindi già sarebbe un buon avvio per risolvere il problema del bonus, sai, quel momento di passaggio fra la perdita della casa precedente e il contratto della nuova casa. Questo già esiste, sta già qua, già scritto qua dentro, delibera 163. Non è che è una cosa che. Però se uno stipula una convenzione dando un attestato di garanzia all'inquilino e al che garantisce sia l'inquilino che il locatore, già abbiamo risolto il problema. Senza questo qua non è stato per niente preso in considerazione dalle passate amministrazioni, perché è una legge che hanno fatto loro e non sapevano che esistesse. Il residence, le persone che dicono che vogliono rimanere dentro il residence, io penso che purtroppo sia una questione di inerzia passiva dell'inquilino, cioè l'inquilino che dice voglio rimanere nel residence, mi date il contributo, io rimango nel residence perché non voglio cambiare zona, non voglio cambiare amicizia, non voglio cambiare persone, ma il residence è una dequalificazione del cittadino, il residence è una rassegnazione del cittadino, non è una soluzione abitativa, il residence è una camera con uso del bagno, chissà, magari nel corridoio in comune con altre persone. Io proporrei che magari una piccolissima casa con una camera, cucina e bagno è molto meglio di un residence, di un'abitazione di un residence. La velocità della commissione. La velocità della commissione è stata che ci siamo trovati a discutere da soli di una cosa che già avevamo discusso precedentemente in camera nostra, quindi la discussione è stata veramente veloce perché non c'erano interlocutori con cui parlare, purtroppo. Noi vorremmo che da oggi in poi, sempre più arrabbiati, sempre più critici, sempre più attenti a questa cosa, fossimo tutti presenti nelle commissioni dicendo oh, questa cosa qua, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, portiamo le idee, portiamo i lavori, siamo disponibilissimi a parlare di qualsiasi cosa, l'importante è esserci, insomma, ecco. Di pazienza noi, dice, pazientate per portare la commissione avanti e discutere ancora, noi la pazienza ce ne abbiamo quanta ne volete, io personalmente ricevo lo stipendio dello Stato, non ho problemi da poter essere paziente, ma purtroppo il cittadino che sta fuori casa, o il cittadino che abita nei CAT, o il cittadino che abita dentro un locale abusivamente... Basta, la posso fermare? Sì, sì, certo. Sì, perché penso che stiamo ripetendo sempre le stesse cose, il tempo è scaduto. Sì. Grazie a tutti quanti e vi auguro buona giornata, grazie. Le ho proprio tagliato la parola, mi dispiace, ma è giusto così. Se non ci sono altri interventi adesso, credo che questo era l'ultimo, quello del relatore, passerei alla votazione. Ah, le dichiarazioni di voto, è vero. Le dichiarazioni di voto, mi sono distratta io questa volta. Dichiarazioni di voto. Cerconi. Allora, in dichiarazione di voto elenco i motivi e poi dirò perché, in modo tale che non mi si riprende. Stiamo dicendo tutti la stessa cosa. Esatto. Io non ho capito il voler precisare cosa da parte del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo detto tutti che se questo è un atto che serve, lo voteremo.
Non serviva aggiungere nulla né criticare l'altro, perché Fratelli d'Italia è presente. Se non è presente, perché purtroppo io personalmente non ricevo uno stipendio dallo Stato e quindi al lavoro ci devo ogni tanto capita di andare, ma faccio presente che nelle commissioni Fratelli d'Italia è sempre presente. In commissione commercio l'altro giorno stavamo discutendo e siamo rimasti ore a discutere, quindi voglio sapere quando è che può essere capitato qualche volta, ma siamo sempre presenti. Comunque vado alle conclusioni. Nelle commissioni siamo propositivi, è scritto nei verbali e l'abbiamo detto tante volte che questo è un tema caro, abbiamo fatto anche le proposte che abbiamo portato avanti. Il fondo di garanzia dei 50 milioni c'era, non c'è più, 20 milioni sono invece i soldi che oggi noi spendiamo per i CAT, nessuno ha detto che le persone vogliono rimanere nei CAT, abbiamo detto che stare nei CAT significa non a ricevere il contributo e lasciare in piedi un residence, ma significa mantenere una vita che può essere quella dei bambini, perché queste persone non sono dei pacchi o non sono degli animali ai quali noi... Scusi Presidente, faccio richiamo al regolamento. Adesso veramente basta, questo sta diventando un dibattito. Allora io vorrei che sia la consigliera Cerconi sia da questa parte dell'aula non ci fossero interventi di questo tipo, perché siamo in dichiarazione di voto. Però sono 3 minuti, scusate. Io sono d'accordo con lei, ma il fatto di ribadire che non si è capito il perché degli interventi, io adesso rispondo anche, cioè voglio dire, devo dire anche come Presidente ma quello scusi, che vedo... Presidente, mi perdoni, ma se loro ci dicono che abbiamo detto delle cose, noi queste cose non le abbiamo dette e siamo registrati, ma perché deve passare per quella che ha ma detto? Ma quando mai è stato detto? Ma è tutti gli interventi che avete fatto! Che cosa è stato detto? Io ho fatto un intervento in cui non è stato detto... Benissimo, rileggiamoli. Io penso che ci siano stati 2 interventi in cui è stato detto che ieri alla Commissione non c'erano persone. Io le posso confermare, perché alla Commissione c'ero, che c'era solamente un partecipante dell'opposizione quando abbiamo votato. Consigliera, non è... Deve accettare anche la realtà, voglio dire, se non c'era nessuno. E allora non ribadisca. Rispondo e ribadisco anche una cosa: ci sono commissioni in cui rimangono 2 e rimangono 2 della maggioranza. Che vuol dire? Basta adesso basta, Candigliota, basta, ordine, Candigliota, ordine, se no la faccio mandare fuori. Caspita. Allora io sto dicendo, finché le cose che si dicono qui dentro sono reali, mi dispiace per chi si offende, ma la realtà era... Ma mi scusi, non si offende nessuno. Allora, ho 3 minuti e dico quello che voglio. Sicuramente, così come lei. Certo, ma così... infatti non ho interrotto nessuno, Presidente. Mi scusi, non ho interrotto nessuno. Allora, io adesso rifarò ripartire il tempo. Vorrei che, meno male che esistono le registrazioni, meno male, sante registrazioni, che gli interventi fossero di pertinenza. 1, 2. Che un intervento di votazione, di dichiarazione di voto non sia accusare le altre fila, perché non è ammissibile da nessuna parte. Neanche negli interventi allora. Allora, la vogliamo finire? Se lei mi cita un intervento in cui qualcuno ha accusato qualcun altro, io sarò lieta di darle ragione. Presidente, poi le chiedo comunque di prendere di avere lo stesso atteggiamento quando qualcuno dell'opposizione, non di Fratelli d'Italia, le ha detto, l'ha nominata in qualche modo, e quando in questo caso invece mi è stato detto che sono una buffona. Non ha avuto lo stesso. Qualcuno ha detto che. Perché io, se così fosse, io, siccome non l'ho sentito, e se così è, e da video lo vedo, per me lei ha tutte le ragioni per... Visto che non mi è mai capitato di offendere qualcuno. Allora, io non ho sentito nessun intervento in cui sia stato detto che lei è una buffona. L'ho sentito? No, adesso mentre si discuteva. No, io ho detto addirittura che lo butto fuori, più di così non credo che posso dire. Allora, io assolutamente invito alla civiltà e all'ordine tutte le parti, perché non è possibile. Non è possibile, siamo in dichiarazione di voto, facciamo questa dichiarazione di voto e procediamo. È stata una seduta così ordinata, così democratica fino adesso, non riesco a capire perché alla fine debba degenerare in questo modo. Ma io in 3 minuti posso spiegare perché voterò quella dei... Assolutamente sì, io le ho solo detto che... Ok. Che rimanga nei temi. Mi guardi, mi prendo un minuto. Assolutamente. Semplicemente diciamo che i residence vanno superati, perché spendiamo per i CAT
più di 20 milioni. Tutto ciò che noi diciamo qui dentro nasce da problematiche concrete, non è che ci alziamo la mattina e ci inventiamo qualcosa. È ovvio che il problema della casa è un problema condiviso. Fratelli d'Italia voterà a favore perché pensa che sia un atto, non abbiamo detto il contrario, quindi vi chiedo di essere, di condividere insieme questo percorso e di farlo nelle commissioni. Abbiamo dato tanti spunti, continueremo a farlo, quindi vi chiedo, chiedo una richiesta che faccio io sempre, di non puntare il dito ogni volta anche quando siamo d'accordo e non serve. Voteremo a favore. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente. Per ribadire quanto detto precedentemente, noi siamo convinti della, diciamo, dell'importanza di questo tema, ma pensiamo che, come anche per riprendere quello che prima ci ricordava, che le richieste dei cittadini si assolutamente vadano portate in quest'Aula, è il motivo per il quale tutti noi ci siamo candidati a fare i consiglieri di questo municipio. L'opinione del Partito Democratico, ribadita in commissione nel mio intervento di prima e anche adesso, è semplicemente che il ruolo di un consiglio municipale non è semplicemente fare vedere ai cittadini che ci stiamo occupando delle questioni, ma è fare vedere ai cittadini che stiamo risolvendo i problemi, che è una cosa ben diversa, perché se no non vedo la differenza tra il ruolo istituzionale che ci siamo assunti e quello di semplici militanti, di partiti o di movimenti che ben prima di entrare in quest'Aula ciascuno di noi legittimamente e con onore, io penso di poter dire, ha svolto. Questo è il motivo per cui secondo noi quest'atto non è sufficiente. Avremmo voluto semplicemente, lo ripeto, una discussione un po' più ampia, anche semplicemente una nuova commissione, potendo dire ai cittadini che avevamo discusso quest'atto, che lo avevamo portato in questo consiglio, ma che oltre a una richiesta che non ritengo banale quale quella dell'istituzione della consulta, però da amministratori locali avevamo lo sguardo un po' più lungo rispetto a delle richieste e provavamo a disegnare un percorso. Per questo motivo il Partito Democratico si asterrà. Mi sembra di vedere che c'è la richiesta di dichiarazione di voto da parte del consigliere Giuliano. Io ricordo che solamente se il voto è difforme si può intervenire. Benissimo. Grazie Presidente, per poter intervenire devo avere voto difforme, quindi io sono favorevole ma mi astengo. Per poter dire questo, che comunque sia, nell'intervento che ho fatto prima, non ho capito poi perché per un attimo sono uscito dove possa essere passato un messaggio diverso, io ho detto che l'impostazione va bene di questa risoluzione e se è un atto che serve per poter partire e introdurre e diciamo promuovere in un certo modo questo argomento in tutte le sue sfaccettature, ho detto ben venga, ma ho dato anche, mi sono permesso di dare anche altri suggerimenti, no? Mi trovavo, passavo di qui e quindi ho detto diciamo anche altre cose, anche perché un po' insomma su questo settore, ripeto come ho detto prima, una delega, quindi lo tratto a prescindere. Quindi Presidente, c'è la registrazione, quindi io ho detto questo prima, la speculazione non so come sia uscita fuori come termine, ma non serve. Fratelli d'Italia è contrario a nuova speculazione, anzi siamo favorevoli a demolizioni e ricostruzioni, a risistemazioni, rimodulazioni, quindi non siamo per fare il più. Però è anche vero che se si riesce a vendere un patrimonio un po' diciamo andato, diciamo così, quindi da ripristinare e con i fondi poter organizzare e promuovere, io faccio un esempio che con 20 milioni che si possono costruire più di 250 appartamenti e che se si programmasse la spesa di 30 dei CAT che verrebbero chiusi e si spostassero quei soldi
per una parte di investimento e quindi creare, no, nuovi alloggi dove appunto vengono demolite altre strutture vecchie, eccetera, eccetera, e quindi utilizzare, come si dice, superficie già disponibile. E quell'altro, io non sono, ecco, non sono convinto che il bonus possa, bonus casa, bonus alloggio, possa essere un elemento, come si dice, risolutorio. Mi dà intanto dell'assistenzialismo fine a se stesso, che può andare bene per un po' di tempo, ma poi dopo ci ritorna il problema come un boomerang. Mentre, come accennavo prima, ma sarò lieto di darvi supporto in qualunque tipo, diciamo, di lavoro, che se invece si riesce a fare, l'amministrazione si fa carico, si fa garante verso diciamo, le proprietà immobiliari di acquisire, no, tramite bando, un tot numero di alloggi, e quindi nei criteri quantificare a tot al metro quadro, quindi è l'amministrazione che paga con i soldi del bonus, paga il proprietario e poi il comune ha disponibilità di poter accedere a tutta una serie di, come si dice, di domande e di cercare di azzerare quelle che sono richieste per le case, per l'emergenza abitativa e per gli alloggi delle case di comunali e popolari dell'ATER. Questo chiuso funziona, ripeto, a Londra e a Parigi, per cui questo dovrebbe essere ragionamento. Ora, nella sì mi fanno lo so, però è così, le concedo un altro mezzo minuto. Me lo dà un altro minuto? Grazie glielo darei. Mi dispiace non poter fare un intervento filo governativo, quindi mi astengo. No, le ok, e quindi per poter parlare, quindi mi astengo dalla votazione. Sì, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora io invece farò questa dichiarazione di voto molto asciutta, dicendo che il Movimento 5 Stelle è naturalmente a favore per le motivazioni che sono comunque scritte già nella deliberazione, perché noi non solo siamo a favore della risoluzione concreta dei problemi, ma siamo anche per applicare un metodo differente che parte dal coinvolgimento dei cittadini, e questo atto non è una soluzione ma è un atto di metodo con il quale noi stiamo, diciamo, dichiarando come vorremmo agire per poter risolvere i problemi. Non saremo noi in modo unilaterale a proporre le soluzioni, ma vogliamo, con questa deliberazione, vogliamo che le parti di questa risoluzione, vorremmo che le parti interessate al problema, al di qua e al di là, no, della barricata, possano trovare insieme a noi le strategie per risolvere, e quindi le buone pratiche da porre in atto, e quindi vorremmo anche promuovere la partecipazione, il confronto con i cittadini, per poi riuscire a recepire da essi le soluzioni e non calarle dall'alto. Grazie. Allora, devo sostituire uno scrutatore perché se n'è andato, quindi obbligherò il consigliere Giuliano a posare la giacca e a fare lo scrutatore. Si metta la giacca, farà lo scrutatore con giacca, con giaccone. Bene, procediamo quindi a questo punto al voto, sarà una cosa breve, per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi quanti favorevoli? Vi libero subito. Allora, 12 favorevoli,
3 astenuti e nessun contrario, quindi la risoluzione è approvata. E la seduta chiude qui. Per chi... Ah, dimenticavamo una cosa importante, una cosa importantissima. No, veramente, vi volevo chiedere all'ultimo punto l'approvazione dei verbali numero 18, 19 e 20 che sono stati in ufficio consiglio, disponibili per visione, se ci sono problemi ostativi all'approvazione o si possono ritenere approvati. Sono le sedute del 25 ottobre, 3 e 10 novembre. Ci sono commenti? Possiamo ritenerli approvati. A questo punto è veramente sciolta la seduta. Ore, lo chiedo per tutti... Mezzogiorno 05. Mezzogiorno 05, per tutti quelli che debbono giustificarsi.